potersi confrontare. Adesso qui noi abbiamo messo dei pallini che rappresentano appunto una serie di momenti, di elementi che sono legati al culto, il culto che si svolge in uno spazio in cui gli oggetti che sono presenti sono rappresentativi di qualche cosa, sono rappresentativi di una memoria, sono degli elementi di cui è necessario prendersi cura e di cui è anche importante conoscere e riconoscere la storia, perché sono degli elementi che si sono costituiti nel tempo, che noi abbiamo ereditato e che a nostra volta abbiamo anche insomma, il ruolo di trasmettere. E del resto noi siamo eredi non solo di questi oggetti, ma di tutto quello che dietro questi oggetti c'è, delle persone che li hanno costituiti, che se ne sono presi cura nel tempio. Quindi si tratta di un'eredità, di una memoria che noi abbiamo, rispetto alla quale noi abbiamo una responsabilità. Lo si diceva prima, però come si narra questa memoria? Ci sono tanti modi per raccontare la nostra storia. Si può farlo in maniera costruttiva, in maniera distruttiva, lo si può valorizzare, la si vuole tenere stretta, la si vuole condividere, ci sono tante diverse modalità. Nel nostro caso, anche nel caso del progetto che presentiamo oggi, la volontà è stata quella di partire da quello che era già noto, quello che è dato, quello che noi vediamo, siamo abituati a vedere tutte le domeniche quando veniamo al culto, però la domanda è: ma qual è la storia che effettivamente c'è dietro questi oggetti? Allora effettivamente è stato fatto proprio un lavoro di studio, di analisi, anche di chi con competenze specifiche non è membro della comunità, però aveva invece delle competenze storiche, culturali e così via. Quindi sono stati fatti dei sopralluoghi, sono state fatte delle ricerche di archivio. Per Villarpellice, ad esempio, si conservano dei documenti di quando l'antico tempio fu restaurato negli anni 70 del 600, quando era pastore Henri Arnaud. Poi ci sono tutti i documenti legati alla costruzione del tempio all'inizio del 700, quindi tutti questi documenti che sono stati studiati nel tempo ancora oggi ci danno delle informazioni preziose. Però una volta raccolta tutta questa memoria, che cosa ce ne facciamo? Sicuramente serve per gestire questo patrimonio, però una delle domande è stata: come lo raccontiamo invece verso l'esterno? Allora, i nostri templi si dice che sono spogli, però lo abbiamo visto, non sono vuoti. Sono pieni di cose che raccontano chi siamo, come viviamo la nostra fede, qual è la nostra storia. Quindi la nostra intenzione come Ufficio Beni Culturali insieme alla comunità è stata proprio quella di lavorare su questi pieni, su questi elementi e cercare di raccontarli. Come vi diceva Sara, abbiamo messo in piedi un progetto. Ormai leggiamo da tutte le parti articoli, saggi, in letteratura, che il patrimonio culturale, se considerato nelle tante sfaccettature in cui lo possiamo considerare, e soprattutto nella sua complessità, è uno degli elementi che sono alla base della storia e dell'identità di una comunità. In particolare il patrimonio di cui ci occupiamo noi sente e ha un fortissimo legame con quella che è la sua comunità di riferimento. E proprio in virtù di questo fortissimo legame, il progetto che abbiamo messo in piedi l'abbiamo voluto realizzare proprio con le comunità, cioè cercare un punto di incontro tra quella che era un po' la nostra capacità, professionalità e l'interesse, l'amore, il legame appunto che lega le persone a questi oggetti e che sicuramente è venuto fuori anche in questa situazione. Quello che abbiamo fatto noi adesso è stato un po' ricreare in qualche modo il pannello che voi intravedete lì e che poi sarà sistemato fuori in 3D. È come se avessimo creato veramente un pannello anche fisicamente. Gli oggetti che sono stati indicati sono tutti oggetti che fanno parte di quello che viene definito un patrimonio vivente, cioè ancora in uso nella comunità,
simbolo di pratiche, consuetudini legate al culto e alla fede, che viene trasmesso, come dicevamo prima, di generazione in generazione, e quindi noi abbiamo una grandissima responsabilità nel prendercene cura, ma anche ricreato dalla comunità stessa, a seconda dei periodi, dei contesti e di quello che succede. È un patrimonio che abbiamo visto lega materia, fisicità, ma anche immaterialità. L'esempio del canto è sicuramente quello che rappresenta meglio di tutti questo fortissimo legame.